Wanyu, oggi sono qui per provare con voi questa intelligenza artificiale che a quanto pare riesce a prevedere quali potrebbero essere i possibili prezzi delle carte su Ultimate Team e soprattutto una cosa molto figa, ordina il database ufficiale di FC24 a seconda di un valore che calcola questa intelligenza artificiale, ovvero il meta rating. I ragazzi creatori di questa piattaforma che si chiama easysbc.io, ragazzi, non ci sponsorizza, magari, io la utilizzo dall'anno scorso per risolvere l'SBC, perché l'anno scorso era solo per risolvere l'SBC, mentre quest'anno hanno fatto il macello, database, squad builder, intelligenza artificiale, il macello, cioè. Ha creato questo meta rating che ti permette di capire se un giocatore può essere in meta, quindi puoi trovare delle hidden gem, puoi trovare delle chicchette, oppure se quel giocatore in cui tu credi tanto magari non è in meta e quindi non te ne fai niente. Che hanno creato questo ratings in collaborazione con i pro players, ora non so chi, non so quali, quindi loro hanno preso un ruolo, quali sono le caratteristiche migliori che un giocatore che ricopre quel ruolo dovrebbe avere. Ovviamente deve avere queste caratteristiche, ma rispettando che cosa? Determinati tipi di playstyles, i migliori, determinati tipi di body types, i migliori, e molto altro che il loro algoritmo ha tenuto in considerazione per valutare al meglio possibile queste carte, a quanto pare. Se volete vedere il video con il database dove andiamo a spulciare qualche hidden gem, scrivetelo qui sotto nei commenti. Invece oggi andremo a creare due squad builder serie A, uno dove andremo a spendere un pochino, che è quella che farei io se avessi abbastanza crediti all'inizio, più o meno 200.000, mentre l'altra è una squadra dove non avete neanche gli occhi per piangere, neanche quelli avete. Spero che il video vi piaccia, voi lasciate un like, un commentino, già ve l'ho detto, e iscrivetevi, attivate la campanella per non perdere nessun video, diventerete dei draghi su questo gioco. Agnoca, ma fu cura, ma sfane tutto. Proviamo a creare delle squadre con intelligenza artificiale. Se dato che può prevedere il prezzo, voglio vedere che cosa mi dà per quanto riguarda una serie abbastanza forte inizio gioco. Sono curioso. Questo qua che modulo è? 4-2-4. Ma ci può anche stare all'inizio. Ci può anche stare, perché secondo me all'inizio partivo con 4-3 un po'. Perché ci fa un po' sboccare. Allora, in porta io ci vado a mettere Mere, terzino destro inizio. Di Lorenzo costa veramente assai. Marusic a destra e a sinistra Spinazzola. Come sempre, che ha poca difesa, però il suo lo fa. A inizio gioco io punterei su questi. Per ora meta rating 21.9, Marusic e Spinazzola, mi aspettavo un po' di più. Difensori centrali, beh, secondo me qua mi suggerisce quelli con più meta rating, io mi fido. Dice un Casale, però io inizio gioco non ho tanti crediti, io proverei inizio gioco a mettere i crediti da parte. Quest'anno all'inizio vorrei un Bremer. Mi dice 31.000. Ok, allora sapete che vi dico, cambio, metto Marusic là e qua a destra io voglio Dumfries. Tra l'altro me la può anche completare lui. Carino. Altro difensore centrale sul quale andrei a inizio gioco. Andrei su un bel Casale, che secondo me ha delle ottime stats. Alla destra. Alla destra Filipe Anderson, su questo proprio non ci piove. A sinistra invece, a sinistra io mi metterei o lo Zac, vede, ma è intoccabile, quindi all'inizio io metto lo Zac. Centrocampo io voglio Rabiot, perché proprio per gusto Rabiot, e di fianco a Rabiot mi piacerebbe molto Pellegrini. Secondo me mezzala trequartista che può fare un po', cioè come trequartista fa un po' cagare, ma come mezzala che fa entrambe le fasi secondo me può non essere male. Infatti ha un alto meta rating. Oppure Zambo, sono i due su quali andrei, perché Barella è intoccabile, Tonali che lo puoi ibridare con una serie A è intoccabile, gli altri fanno un po' cagare, quindi Reiners può essere carino, ma proprio se abbiamo pochi crediti. Io sto facendo una squadra che mi farei bella ciotta all'inizio tra meta e crediti. Questa è la squadra che mi sto facendo adesso. Anche il Luca non ha brutte stats, però andrei più di un Pelle, che mi piace anche di più il work rate, quindi hai due che non fanno prettamente difensori gli attaccanti, ma ti fanno entrambe le fasi, sanno passare la palla, sanno tenerla, sanno andare avanti palla al piede, ci può stare. Magari avrebbe più di Pellegrini. E come due punte a inizio gioco io mi andrei a prendere Muriel per forza, e poi ragazzi il Toro non può non averlo. Questa è la squadra che mi farei a inizio gioco, che sta a 160.000, quindi questa sarebbe una squadra che però farei all'inizio tranquillamente. Ovviamente se vogliamo spendere un po', cioè qua sono andato per spendere, non mi interessa, però se non dovessimo spendere, o meglio volessimo spendere in alcuni ruoli, là mi tengo Muriel
e mi metto davanti Muriel, che è quello un po' ciotto, mi metto con Delofeo di fianco, lui dice 10-2, ma secondo me è proprio 10-2 i primi giorni, questo scende, cioè poi scende, secondo me è impossibile che Delofeo, che ha delle stats normalissime, giusto a dribbling e velocità, tutto il primo periodo di FIFA, quindi le prime due settimane, mantenga sto prezzo. Secondo me dopo 5 giorni lui scende, è una mia prediction. Immagino loro due, secondo me sono incambiabili, cioè all'inizio non puoi non avere loro due. Puoi prenderti Chukwueze, che sta 4k, starà probabilmente 4k di meno, 6k di meno, ma non è incompleto. Chukwueze è troppo incompleto. Zach non vedo, cioè per me non so chi mi mette al posto di Zach, cioè chi mi mette. Cioè, non c'è nessuno rapporto qualità-prezzo. Un Pippo Kostic, se giocate con moduli dove i difensori, dove gli esterni devono essere anche dei difensori, ci può stare, delle ottime stats, però è bello costoso. Secondo me, rapporto qualità-prezzo, Zach è molto, molto, molto meglio. Per l'inizio, ovviamente, per l'inizio, perché ha le sue pecche, anche quello Zaccagni. Rabiot, fare i carte false per averlo, fare di tutto, giocare le battles la notte, ma se non potessi averlo, Pellegrini lo tolgo perché non mi fa impazzire, ve l'ho messo così, ma se non potessi averlo, come Bennacer, ovviamente, che all'inizio costerà molto, perché per me il centrocampo top all'inizio sarebbe Rabiot Bennacer. Questo 44.000 è intoccabile, neanche ve l'ho citato per questo motivo. Proverei a fare a inizio gioco Reinders, che costa poco, 80, guardate quanto costa e quanto ha di meta rating, cioè 80, questi qua c'hanno 83-85, non differisce molto. Ocho con Ombra, secondo me sarà un'ottima top carta proprio per iniziare, per chi non ha neanche gli occhi per piangere. E poi vi metterei comunque, sempre per all'inizio, per chi non ha crediti, un Locatelli, che voi lo vedete così, ma questo qua, se lo andate a vedere e gli mettete Ombra, guardate, vi arriva comunque un 75 di velocità con stats difensive ottime, a passaggio, a fisico, avrebbe difesa, quindi all'inizio per le prime partite, proprio per partire dalla divisione 10 eccetera eccetera. Questo, se dovessimo sempre, se, ripeto, io spero che Marusic davvero non stia così tanto, per me è follia, però mettiamo che sta davvero così tanto, 10k Marusic, mettere il professore, che anche se è un body type di merda, l'ho provato l'anno scorso, a inizio per partire dalla divisione 10, che l'avevo trovato non scambiabile, ci stava, cioè faceva il suo. Casale lo terrei, ovviamente qua non terrei Bremer, ma metterei un Danilo, secondo me all'inizio. Gli metti Ombra questo e ti arriva 81, vedete, cioè, ce l'ha il suo, sa il fatto suo. Ma al solito un Kalulu ci può stare, 1600 qua, e in porta togli lui e metti questo qua, già l'avevo visto oggi col mio amico, dov'è che sta, Provedel a 1600 crediti. Veramente siamo scesi, abbiamo più che dimezzato il prezzo. E qui, se non vuoi avere Felipe Anderson, che secondo me magari un po' tanto all'inizio, questo Lookman farà i buchi. Questo Lookman farà i buchi, sarà fortissimo, cioè fortissimo, per inizio gioco sarà un'ottima carta, però 8.900 non ve li faccio spendere, perché a quel punto altrimenti andiamo a prenderci, teniamo qualcosa da parte, ci andiamo a prendere Felipe Anderson. Ma vi direi Chukwueze, 44.000 crediti, credo che ve li facciate forse nelle prime 10 ore di gioco, 50.000 crediti nelle prime 10 ore di gioco secondo me ve le fate. Quindi questa squadra, meta rating 82.3 su 100, comunque fa la sua sporca figura per iniziare. Potremmo mettere qualcosa di più, ma io vi ho messo proprio il peggiore dei casi, dove non avete, forse neanche Delofeu ti riesce a prendere. Vi metto proprio il peggiore dei casi, neanche Delofeu, proprio che sta a chianci, che dice oh, dammi qualche cosa, per favore, ti prego, mettiti Okafor. Siamo scesi del meta rating, ma è comunque una squadra molto buona che fa il suo, fidatevi, fa il suo. Alcuni di questi li ho provati, sono molto buoni. Proprio nella peggiore delle ipotesi è la squadra Serie A, secondo me, più in meta, dato anche dal meta rating, e noi ci fidiamo, così, ci fidiamo per questo video. La meno costosa, più o meno, è la più in meta, sicuro che si possa fare praticamente. Quindi, questa è, ditemi un po'
cosa ne pensate di questi due squad builder, diciamo di una semi top in meta che farei io se avessi abbastanza crediti all'inizio con 200k, e invece una se proprio non hai niente, neanche gli occhi hai per piangere, non c'è niente, proprio hai le tasche vuote, il gioco non ti ha dato neanche i crediti dei giocatori che vendi, niente, non ti dà i propri crediti. Ditemi un po' cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.